Benvenuti ragazzuoli miei in questo nuovissimo video. Qui con voi è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. E come sempre, benvenuti ai nuovissimi iscritti e bentornati a coloro che ci seguono. Sempre ragazzuoli, oggi è un giorno importante. Oltre a essere il mio compleanno, grazie, grazie, grazie per gli auguri, ragazzuoli miei che ci saranno qui sotto nei commenti, li aspetto, mi raccomando, anche perché, un giorno speciale, perché andremo a vedere un altro dei mazzo più belli che c'è il meta al momento, ovvero Zoroark di Isui di Astro. Ragazzuoli, è un mazzo che è tanta, tanta robina, versatile, che può andare contro qualsiasi mazzo che sia VMAX, ragazzi, davvero, davvero una bomba. Ma prima di andare a vedere il mazzo e come funziona, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché ragazzi, è il mio compleanno, fatemi questo regalino, iscrivetevi, mettetevi mi piace, ragazzi, è molto, molto importante. Metterò un bel cuoricino e un commentino a tutti coloro che quest'oggi mi faranno gli auguri e vi do già tanti bacini e abbraccini coccolosi a tutti ragazzoni miei. Siamo lontani ma siamo vicini. Poi qui sotto in descrizione, come sempre, vi lascio il mio canale di Instagram, che intanto devo pubblicare qualcosa, avete ragione, e anche il mio sito di Card Market, dove potete trovare tutte le carte che vi servono, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, tutto ciò che volete ragazzoli, a prezzi assurdi. Ma dopo questo piccolo step di pubblicità, andiamo subito al nostro mazzo. Ed eccoci qui ragazzuoli, davanti al nostro fantastico Zoroark di Isui di Astro, con 270 di vita di tipo incolore, tanta, tanta robina, ha ben un attacco e un'abilità di Astro molto interessante. Partiamo dall'attacco, ovvero con due incolore, maledizione a orologeria. 50 per questo attacco, infligge 50 danni per ogni tuo Pokémon che hai nella panchina, che ha dei segnali di danno, ovvero tutti i nostri 6 Pokémon, se hanno dei segnali di danno, ovvero abbiamo 6 Pokémon, se tutti e 6 hanno dei segnali di danno, ragazzi, facciamo danni pazzeschi, ovvero fino ad arrivare a 300 danni, ragazzuoli. Quindi ogni Pokémon che noi abbiamo danneggiato dalla nostra parte facciamo 50 danni, quindi tanta tanta roba. Invece il suo potere di Astro, ovvero la sua abilità di Astro, non è altro che una ricerca accademica, ovvero Astro Evanescente, scartiamo tutta la nostra mano e peschiamo 7 carte, che vi devo dire ragazzi, sembra una cavolata ma vi aiuta in tante situazioni ed è davvero molto utile. Ovviamente giochiamo il 3 per di questo fantastico Zoroark di Isui e il 4 per di Zoroark V, che lui ha 210 di vita, sempre di incolore. Ah, mi sono scordato di dire ragazzi che Zoroark ha debolezza lotta e non ha alcuna resistenza. Lo stesso Zoroark di Isui V, ma con 210 di vita di tipo incolore, ha due attacchi. Il primo che lo fa senza energie, vuoto ritorno, 30 danni, e puoi scambiare questo Pokémon con uno che è in panca. Non abbiamo trovato energia, non riusciamo ad attaccare? Bene, salviamo questo Zoroark in panca. Mentre il suo secondo attacco, con 3 in colore, ciclone ombra, 130 danni, esposto energia da questo Pokémon a una in panca. Praticamente i suoi attacchi sono tutti safe, o si salva lui o si salva l'energia a esso assegnato. In questo ne abbiamo il 4 per. Poi, per andare ad aggiustare tutte le tech, tutti i matchup che ci sono in meta, ragazzuoli, abbiamo tantissimi Pokémon che ci aiutano a sovrastare ogni mazzo che c'è sul meta. Cominciando dal bellissimo Drapion V, che ha 210 di vita ed è di tipo buio, che ha un'abilità che è tanta tanta roba, perché dice il costo degli attacchi di questo Pokémon è ridotto di un incolore per ogni Pokémon, colpo singolo, colpo rapido, colpo tutto coso del mazzo avversario. Ovviamente
Questo drapio è fatto apposta per il Mewtwo VMAX Grazzoli, perché il Mewtwo ha debolezza buio e questo drapio fa 190 senza energie, perché il nostro avversario giocherà tanti Pokémon colpo fusione, quindi tanta roba per Drapion. Poi, per andarci a togliere la debolezza del nostro povero Zoroark, sappiamo che in meta c'è anche quel fantastico Decidueye che uccide anche gli Arceus, abbiamo pensato bene di mettere un Dunspans che ci toglie la debolezza al nostro povero Zoroark, così lo proteggiamo anche dalla debolezza. Poi, se ci troviamo contro dei mazzi che giocano dei Pokémon VMAX, ebbene, mettiamo il nostro Aulucia lucente in panca e facciamo 30 danni in più a tutti i Pokémon VMAX, quindi tanta, tanta robina. E per andare, magari, se non riusciamo subito a settarci e vogliamo proteggere la nostra panchina, abbiamo un bellissimo Dianze che con la sua fantastica abilità Sipario della principessa, fin tanto che questo Pokémon è in posizione attiva, ogni volta che il tuo avversario gioca una carta aiuto dalla sua mano, previeni tutti gli effetti di quella carta sui tuoi Pokémon base in panchina, ragazzuoli. Quindi, praticamente, ci fanno un bossode per prendere il nostro Zoroark? Niente da fare, ragazzuoli. C'è Dianze che ci protegge. Come altri Pokémon in questo mazzo fondamentali, abbiamo... Partiamo da quelli per consistenza, ovvero che sono un Lumineon che lo mettiamo a terra, ci permette di prendere una qualsiasi carta aiuto dal mazzo, tanta roba, il 2 per di Crobat che benciamo sempre in panca e ci fa pescare a fine ad avere 6 carte, ormai tutti lo conosciamo benissimo, abbiamo anche un Oranguru che ci permette di prendere una carta che abbiamo in mano, di metterla in cima al mazzo e pescare la carta che abbiamo in cima al mazzo, quindi diciamo un modo per andare a salvare magari il boss order e poi fare la abilità di Zoroark. Ma Pokémon molto importante per questo mazzo che abbiamo in due pair è questo fantastico Gengar con questo fantastico artwork, ragazzuoli, perché l'abilità di questo Gengar è una cosa stupenda, perché dice portale oltre tomba, una sola volta durante il tuo turno se questo Pokémon è sulla tua pila degli scarti, puoi metterlo nella tua panchina e se lo fai metti 3 segnalini danno su di essa. Quindi se noi mettiamo 2 di questi Gengar negli scarti, li prendiamo dagli scarti e diciamo si mettono in panca e si mettono 30 danni addosso. E sappiamo che per attaccare il nostro caro Zoroark ha bisogno che tutti i Pokémon hanno dei danni. E in combinazione con questa fantastica carta, dato che abbiamo finito tutti i Pokémon da vedere, andiamo subito a vedere la prima carta allenatore fondamentale in questo mazzo che giochiamo in Pet Rare. In perfetta combinazione col fantastico Gengar abbiamo proprio il Pompadanni. Sposta fino a 2 segni di danno da uno dei tuoi Pokémon agli altri. Quindi abbiamo il Gengar con 3 danni in panca, ne spostiamo 2 sugli altri 2 Pokémon, quindi tanta tanta robina, ragazzi. Di questa pompa danni abbiamo bel 3 per nel mazzo, poi abbiamo 4 per di Mary, sempre fondamentale, 4 per di Boss Order, ormai è un must perché vogliamo andare a prendere i KO da 2 premi e vincere subito la partita, 3 per ricerca accademica, scarta e pesca 7, meglio di questa, ragazzi, non c'è altra allenatore. E poi, come altre carte, ovviamente abbiamo il 3 per di cintura scelta, che ci permette di fare 30 danni in più a tutti i Pokémon VMAX che ci sono in giro. L'1 per di fune di fuga, che a volte ci serve davvero dalle situazioni più, diciamo, un po' più difficili, oppure per andare a pescare un Pokémon avversario che vogliamo fare KO. 4 per di Velox Ball, che non può mai mancare in nessun mazzo, ragazzuoli, scarta 1 e pesca un Pokémon base. L'1 per diamo normale, che ci può servire per andare a recuperare, magari abbiamo buttato un Zoroark di sui Viastro che ci serviva, lo andiamo a recuperare con un suo fantastico amo. L'1 per di retino di recupero, se magari capita che non vogliamo un Pokémon di quelli che abbiamo benciato prima e lo vogliamo togliere, bene, 4 per, 1 per di retino per togliercelo davanti.
quattro penne invece della fantastica palude bocca larga, che dice: ogni volta che uno dei giocatori prende un Pokémon base e lo mette nella panca, si prende 20 danni. Anche questa è una perfetta combinazione con il nostro Zoroark, perché ogni volta che noi mettiamo un Pokémon in panca attivo dove vogliamo, si prende 20 danni. Quindi tanta, tanta robina, ragazzoni miei. Poi abbiamo il Trapper per dare consistenza al mazzo di scarpa da trekking, che peschiamo la prima carta, se non ci piace la buttiamo e prendiamo la prossima, o altrimenti ce la prendiamo in mano. Molto, molto semplice. 4 per di Ultra Ball, scartiamo 2 e peschiamo un qualsiasi Pokémon vogliamo, ovvero tutto ciò che ci serve. Poi abbiamo il 2 per di scambio, sempre utile per scambiare i nostri Pokémon, e per finire il 2 per di Evaruma per andarci a prendere tutte le nostre evoluzioni. Come energie, ragazzi, giochiamo semplicemente 4 energie turbo doppia. Andiamo a togliere 20 danni al nostro Zoroark, sì, è vero, però anche con 280 danni facciamo KO a qualsiasi cosa che c'è in meta. Ma, come dico sempre io, come facciamo a vedere al meglio come funziona il mazzo? Ebbene, con qualche bella partita. Andiamo a farci qualche bella partita insieme. Ed eccoci qui con il nostro avversario di oggi, che è Checco896. Salve, signor Checco. Allora, con questo mazzo noi cercheremo sempre di iniziare per primo, perché abbiamo delle evoluzioni da fare. Fortunatamente il nostro avversario ce lo permette, e quindi andiamo con... Salutiamo il nostro avversario con un sorriso allegro, e non abbiamo iniziato però nei migliori dei modi. Andiamo a mettere, purtroppo, Drapion V, che chissà ci servirà in questa partita, non lo so. Per ora vedo delle bustine protettive di tipo acqua, quindi non so quanto il nostro Drapion ci possa servire, ma vediamo. Il nostro avversario è indeciso su cosa farsi. Avversario, tutto a posto? Vediamo un po'. Tra l'altro ammiriamo questa fantastica full art del nostro Drapion, mentre il nostro avversario decide cosa mettere. Ok, il Pokémon del nostro avversario è un Basculin. Va bene, vediamo cos'è questo Basculin. Non lo so, va bene. Allora, io direi Velox Ball, sicuramente scartiamo la Ultra Ball per andarci a prendere il nostro Zoroark. Dato che ci siamo, gli assegniamo anche l'energia al nostro fantastico Zoroark, e ci peschiamo 3 carte con Crobat. Ok, tanta roba, perché facciamo fare anche Velox Ball sul Gengar. Perfetto così, ragazzuoli. E ci benciamo un altro fantastico Zoroark. E adesso, dato che abbiamo questo bellissimo Gengar negli scarti, lo mettiamo in panca e subito andiamo a usare la pompa dei danni per spargere altri danni su un Zoroark e un Crobat. E direi che come primo turno non ci possiamo affatto lamentare, ragazzuoli. Ora ci servirebbe un altro Gengar e un'altra pompa danni, così da spostare il tutto. L'avversario usa Anemone per prendersi una carta allenatore qualsiasi, una carta strumento, non lo so. Energia, ok. Squadra raccolta. Il nostro avversario va a cercare gli altri basculi nel suo mazzo. Non so cosa contro stiamo giocando, ragazzoli, vi devo essere sinceri. Vediamo. Ok, va a prendere Suicune e Palkia. Va benissimo, allora. A questo punto mettiamo Zoroark in panca, assegniamo l'altra energia al nostro Zoroark, e a questo punto io andrei a cercare anche Fune di Fuga, ragazzuoli. Fune di Fuga adesso sarebbe fantastico. L'abbiamo
chiamata ed è arrivata. Ragazzi, mettiamo la stadio, usiamo ricerca accademica non la vogliamo, quindi la scartiamo e ci prendiamo la prossima carta, che è un altro Zoroark di Isui, che sinceramente lo facciamo evolvere. Ora usiamo Fune di Fuga, che è arrivato proprio nel momento migliore, ragazzuoli, perché adesso noi possiamo mettere il nostro fantastico Zoroark attivo. E voilà, ragazzuoli, a questo punto io userei il potere di Astro nel nostro caro Zoroark di Sui. Ok, vediamo di fare più danni possibili, mettiamo un bel Dianse, facciamo così, e per il momento abbiamo 180 danni che non ci bastano purtroppo, ragazzuoli. Come facciamo a mettere dei danni qui? E niente, per il momento ci accontentiamo di questo 180 danni su Suicune. Peccato, peccato, perché potevamo metterlo KO, però ci va bene così. Il nostro avversario bencia un altro Suicune, energia sul Suicune in panca, si pesca una carta col Suicune attivo. Ok, ok, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', e passa il turno. Va bene, ragazzuoli, va bene. Io a questo punto, ragazzuoli miei, farei una bella cosa. Noi possiamo mettere KO non voglio buttare questi, però niente, ragazzi, non mi va di scartare le carte che ho in mano, quindi andremo semplicemente ad attaccare il Suicune attivo del nostro avversario. Non mi andava di scartare i due boss che avevo in mano, quindi vediamo, vediamo. Ora il nostro avversario ci farà 20 danni per ogni Pokémon, quindi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140, 50, 60. Ok, sono solo 160 danni. Noi potremmo anche pensare di scambiare il nostro Zoroark attivo con Zoroark in panca e attaccare con quello. Pesco una carta, vediamo se riesce a benciare altri Pokémon. E invece no, ragazzuoli, il nostro avversario, invece di diciamo, ci potenzia gli attacchi. Noi, siccome non vogliamo perdere subito il nostro Zoro, lo scambiamo e semplicemente andiamo a fare 230 danni sul secondo Suicune del nostro avversario. Quindi GG per noi, ragazzuoli, ci andiamo a pescare altre due carte premio e al prossimo turno possiamo dire che abbiamo vinto. Sì, io direi proprio di sì, ragazzuoli, perché abbiamo Bossode, ok, molto particolare il mazzo del nostro avversario, addirittura Berry che pesca 3, ma va bene così, ragazzuoli. Ok, sì, ragazzuoli, la partita possiamo dire che è bella che è finita, perché il nostro avversario ha deciso di lasciarci attivo Basculi. Ma noi ci prendiamo l'intel dalla panca e semplicemente attacchiamo e ci portiamo a casa la vittoria. Ci prendiamo gli ultimi due premi e voilà. Tanta robina. Ebbene,
ragazzolerie, vi ho fatto vedere solo una partita quest'oggi, perché voi altrimenti questo video non me lo guardate, quindi ve lo lascio un po' più corto, ma vi ho fatto vedere con questa fantastica partita come funziona questo Zoroark. Vi assicuro che se vi montate questo Zoroark, ragazzi, scalerete in men che non si dica la torre delle leghe fino ad arrivare ad Arceus. Ve lo straconsiglio, è un mazzo davvero forte, molto probabilmente lo porterò anche in real perché mi piace davvero tanto anche come Pokémon Zoroark di Isui, ragazzuoli. E quindi fatemi sapere di cosa ne pensate di questo fantastico mazzo di Zoroark di Isui. Vi aspetto qui sotto nei commenti con i vostri auguri per me di compleanno, vi lascerò un bel likeino e un bel commentino a tutti coloro che me li faranno, ragazzuoli. Ebbene, io non ho altro da dirvi, mi vado a godere la mia giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzuoli miei.